minuto di assoluto silenzio ha preceduto il tanto atteso derby patavino, il primo giocato dalle due squadre nella serie cadetta. Tutti in piedi nello stadio tombolato, i giocatori in campo e 3.300 tifosi sugli spalti, uniti nel ricordo di Angelo Gabrielli, il presidentissimo del Cittadella, scomparso pochi giorni fa. A lui sono state rivolte le scritte degli striscioni che hanno tappezzato tribuna e persino la curva destinata agli avversari. E sempre a lui, giocatori e allenatore hanno dedicato la prima importante vittoria stagionale che non mette in palio i tre punti, bensì la possibilità di poter continuare il torneo di Coppa. Questa vittoria e il mio gol soprattutto vanno dedicati al presidente, che è una grande persona, un grande uomo, anche se personalmente non l'ho mai conosciuto. Il mio primo pensiero, insomma, dopo la vittoria è stato lui. E io sono contentissimo, soprattutto perché so quanto ci teneva il derby con il Padova, ma so che ci teneva, insomma, che i ragazzi dassero tutto in campo, fossero corretti, cosa che abbiamo provato a fare fino alla fine. Dopo un primo tempo equilibrato con occasioni da ambo le parti, un Cittadella cinico sotto la porta avversaria e molto attento in difesa ha prima sbloccato il risultato e poi raddoppiato il vantaggio, eliminando inaspettatamente il Padova. Resta rammarico perché ci tenevamo parecchio perché volevamo andare avanti, mettere nelle gambe altri 90 minuti domenica prossima per cercare di farci trovare subito pronti con il Modena, che è già una partita di assoluta importanza. Una partita intensa che, giocata solo due settimane dall'inizio del campionato e a mercato ancora aperto, è servita soprattutto ai due tecnici per verificare il livello di preparazione delle rispettive squadre e per calibrare di conseguenza i prossimi allenamenti. Questa sera ho visto qualcosa di buono sul piano del palleggio, sul piano del possesso palla. C'è da migliorare molto, perché il Padova ha tenuto troppo l'iniziativa e noi non siamo stati bravi nel recuperare la palla, ma soprattutto nel possesso palla. Qui Cittadella deve migliorare molto. Abbiamo pagato sulle palle inattive, appena è uscito Varricchio, che è uno dei saltatori, abbiamo preso gol ed era quasi scontato, ne abbiamo preso ancora un altro su palle inattive. È una delle nostre lacune su cui dovremo assolutamente lavorare.